Siamo riuniti per festeggiare il matrimonio della nostra figlia adorata, Giorgia, il nostro bene più prezioso, con il signor Paolo, il signore così generoso, che tanto ha fatto per la nostra famiglia. Siamo qui anche per onorare un impegno, perché siamo persone semplici noi, ma siamo riconoscenti. Siamo riconoscenti al signor Paolo che di Giorgia si prenderà cura e si prenderà cura anche della sua famiglia. E anche se Giorgia lo ha conosciuto soltanto oggi, starà sicuramente bene con lui e lo renderà felice. E quindi alziamo i calici con tutti gli invitati a questa bella cerimonia e diciamo viva gli sposi! Grazie a tutti per essere venuti al mio matrimonio. Oggi la mia vita cambia per sempre e prometto di diventare una brava moglie per Paolo. Imparerò a cucinare e a tenere la casa pulita. Non disobbedirò e non mi lamenterò. Se farò la cattiva, Paolo mi punirà e io starò zitta perché me lo sarò meritato. Sarò a disposizione di Paolo tutte le volte che vorrà stare con me. Spero di rimanere presto incinta e di dargli tanti figli. Prometto di non piangere e di non pensare più alla mia mamma. Signore e signori, quello che avete visto per fortuna è una simulazione. Ma nel tempo in cui avete assistito a questo spettacolo, nel mondo quasi 800 bambine dell'età della nostra Giorgia hanno sposato uomini dell'età di Paolo. Quasi 800 bambine in questa mezz'ora, 35.000 ogni giorno. 13 milioni di bambine ogni anno vanno in spose a uomini molto più grandi, come risposta alla povertà, all'ignoranza, all'emarginazione in cui vivono le loro famiglie e le loro comunità. Dobbiamo mettere una fine a tutto questo. Basta con i matrimoni infantili in tutto il mondo. Basta con i matrimoni infantili in tutte le religioni. Basta con questo scandalo, con questa vergogna che rovina la vita di milioni di bambine ogni anno e per tutta la loro vita. Bambine che muoiono di parto, bambine che muoiono per le sevizie, per i maltrattamenti, per le violenze che subiscono dai loro maturi mariti. Stiamo lottando contro questo e continuiamo a lottare senza fermarci finché questo non finirà. Contiamo su tutti voi per aiutarci in questa battaglia contro l'inciviltà, contro la barbarie, contro i diritti delle persone più vulnerabili. Grazie per il vostro aiuto, grazie per volerci sostenere. Se volete, donate al 45523 con un SMS o con una telefonata da casa e questo ci permetterà di continuare ancora la nostra battaglia in tutto il mondo. Grazie a tutti.